Intorno al mucchio, 1974. Qui vediamo i giochi di bambini, questi bambini che naturalmente vivevano in campagna, per cui si attrezzavano per giocare con quello che avevano. Castelli Arte è una manifestazione storica di Castelli che il giovane sindaco porta avanti egregiamente. Questa sera è la volta del Festival della Storia dell'Arte. Sì, Castelli come comune a vocazione turistica negli anni ha sempre avuto un programma di eventi estivi molto importante. All'interno di questa kermesse appunto c'è il Festival della Storia dell'Arte che noi abbiamo recuperato perché si faceva nel passato e siamo alla sesta edizione. Con soddisfazione portiamo avanti questo festival che non ha mai, diciamo, da quando è stato recuperato subito interruzioni nonostante terremoti e eventi che insomma sono risaputi. Lo riproponiamo e con orgoglio perché praticamente è diventato ormai un punto di riferimento culturale della provincia di Teramo. Sicuramente Castelli, dopo le tante difficoltà, deve ripartire da quella che è la sua vocazione, che è la vocazione culturale. All'interno di tutti quelli che sono gli eventi della provincia di Teramo, io penso che ogni comune, ogni amministrazione debba caratterizzarsi per, appunto, per quelle che sono le proprie prerogative, anche in modo da dare, diciamo, ai turisti che vengono sulla nostra provincia un'ampia scelta e poter, diciamo, godere di più iniziative durante le varie serate che decidono di stare nella nostra provincia. Il nostro festival, diciamo, quest'anno si disarticola su tre serate. La prima serata, questa, abbiamo voluto fare un omaggio ad Annunziata Scipione, probabilmente una delle artiste naif più famose del XX secolo. Alcuni critici le indicano come l'erede spirituale di Ligabue. Noi abbiamo voluto dare un tributo sia, diciamo, all'artista, perché appunto all'interno di un festival la storia dell'arte è giusto dare questo tributo, ma anche alla nostra conterranea, perché insomma non dimentichiamo che era di Azzinano, di Tossicia, quindi insomma vicina a Castelli, e ci sembrava giusto, per meglio dire doveroso, fare questo tributo a lei. Chiudiamo e direi, insomma, dulcis in fundo, praticamente l'8 e il 9 settembre con un evento organizzato dal CAI di Castelli, e ci sarà per l'appunto a Castelli Marco Confortola, che è uno dei principali alpinisti d'Italia se non del mondo, che insomma che ha scalato l'Himalaya, e noi l'avremo qui la sera dell'8 settembre. L'8 settembre sarà una serata con lui in piazza e poi, cosa di cui siamo molto orgogliosi, la mattina successiva il 9 un'escursione al fondo della Salsa con i bambini, quindi insomma chiudiamo veramente in bellezza questo nostro programma estivo. Sindaco, in conclusione, in sincerità, domanda retorica, è soddisfatto del risultato? Beh, sì, insomma, io sono molto soddisfatto. Ovviamente si può sempre fare di più, purtroppo noi piccoli comuni in particolar modo, facciamo sempre i conti con le poche risorse che abbiamo, però devo ringraziare tutti gli enti che sono sempre molto sensibili, come la Fondazione Tercas, come il Consorzio BIM, come la Provincia di Teramo, comunque che ci danno una mano. Io sono molto soddisfatto, insomma, penso che anche chi è venuto a Castelli può ritenersi soddisfatto. Ci sono progetti per l'autunno e l'inverno? Sì, diciamo, c'è sempre qualcosa in cantiere sotto questo aspetto. Castelli è molto effervescente, diciamo che i prossimi appuntamenti, poi andiamo verso il periodo natalizio, anche Natale è un periodo dove a Castelli si fanno delle belle iniziative, ovviamente ancora sono in itiner, non posso dare anticipazioni. Rappresentare quelle cose mi faceva pensare a tutto quello che facevo io: prendere l'acqua, cogliere le olive, la mietitura. Ad esempio, quando dipingevo la mietitura, usavo i colori che davano sull'arancione per dare la sensazione di caldo. In ogni opera c'è una storia. Con il vice sindaco di Tossicia parliamo questa sera qui a Castelli al sesto festival della Mostra dell'Arte di Annunziata Scipione, che è stata diffusamente citata, ampiamente citata questa sera. Sì, noi siamo molto orgogliosi di questa scelta, appunto, di inserire nella prima serata un omaggio alla nostra pittrice contadina Annunziata Scipione, che è un po' un'istituzione del nostro comune, per cui rispondendo all'invito del sindaco di Castelli, questa sera abbiamo potuto veramente gustare l'essenza delle opere di Annunziata Scipione.
che sono state poi mirabilmente illustrate dalla dottoressa Valentina Muzzi, poi anche con il ripetere le parole stesse che la stessa Annunziata Scipione ha appunto nelle interviste che ha rilasciato negli ultimi tempi, che sono poi state racchiuse nel volume che da qualche mese abbiamo presentato come amministrazione comunale in collaborazione con Big Match a Tossicia, alla sala polifunzionale della provincia di Teramo. E questa sera, ecco, siamo veramente orgogliosi di portare qui anche a Castelli la nostra pittrice Annunziata Scipione. Abbiamo accolto molto volentieri l'invito del sindaco di Castelli, dell'amministrazione, per fare questa serata un omaggio a Annunziata Scipione. Un progetto che l'associazione sta portando avanti da alcuni mesi e che ha intenzione di sviluppare nel corso dei prossimi mesi, non solo nella provincia di Teramo, in Abruzzo, ma anche fuori regione. Ci sembra che Annunziata Scipione meriti grande attenzione e grande rilievo a livello nazionale. Noi ci siamo offerti con la famiglia di Pasquale a portare avanti questo progetto insieme ad altri ragazzi, a musicisti, ad attori, perché pensiamo che possa diventare un qualcosa di importante per il nostro territorio. Come vi siete trovati con l'organizzazione di Castelli? Ma direi che insomma l'accoglienza è stata fantastica, abbiamo subito collaborato con le stesse idee, con questo format di parole, reading, musica. Ringraziamo ancora l'amministrazione che ci ha accolto e noi ben volentieri abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Io devo fare dei doverosi ringraziamenti, innanzitutto al consigliere comunale Raffaello Di Simone, delegato alla cultura, che poi diciamo è colui che ha insieme alla curatrice Alessia Di Stefano organizzato questo festival, quindi ringraziamento alla curatrice Alessia Di Stefano e ultimo ma non ultimo per importanza la Fondazione Tercas, perché noi insomma abbiamo presentato il progetto al bando della Fondazione che l'ha praticamente approvato e finanziato in toto, quindi va il ringraziamento alla Fondazione, sicuramente alla presidentessa professoressa Salvatori, ma a tutta la struttura della Fondazione.